Per onorare Santa Geltrude Comensoli, ogni anno Biennio ricrea un'atmosfera di devozione e spiritualità che negli anni si è arricchita di arte e suggestione. La 21esima edizione della Via Lucis, così chiamata perché ad indicare la via, intesa come cammino di fede per le vie del borgo storico di Biennio, vengono posizionati oltre 1000 lumini. A causa delle normative anti-Covid non si potrà svolgere attraverso il tradizionale percorso di arte e di fede, che vede al lavoro decine di artisti sotto la direzione artistica di Bibi Bertelli e che vede la partecipazione di moltissimi fedeli. Ma Biennio non rinuncia a celebrare la sua santa attraverso un film ideato dal Centro Culturale Teatro Camuno, promosso e sostenuto dal Comune di Biennio, dalla Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita e dal Comitato Via Lucis, che verrà trasmesso anche su Più Valli TV venerdì 19 febbraio alle 20:30. Anche nel film, come accadeva per la Via Lucis tradizionale, per raccontare la vita di Santa Geltrude al secolo Caterina vengono utilizzati diversi linguaggi artistici, musica, teatro, canto, ballo, che sposano la tecnologia, che evoca immagini dal passato, capaci di proiettare gli spettatori ai tempi di Caterina Comensoli. Un film unico nel suo genere, realizzato con la tecnica in live action, che combina attori reali con l'animazione 3D generata al computer. In piena osservanza delle norme anti-Covid, infatti, le scene recitate sono state girate in green screen e inserite in ambienti virtuali, totalmente creati al computer, grazie all'abilità e alla creatività del regista Marco Inselvini. Attraverso l'interpretazione degli attori, che hanno animato già negli anni precedenti il percorso devozionale diretti da Bibi Bertelli, il film evoca e suggerisce, in chiave moderna, con l'utilizzo della tecnologia 3D, il borgo di Biennio con la sua gente e la sua storia. Un lavoro collettivo che ha impegnato gli attori camuni che frequentano corsi teatrali del territorio, le danzatrici della scuola La Maison, le voci del gruppo Armonie e del coro Rech de Hoy, con un brano online registrato per l'occasione. La parte tecnica è stata affidata ai professionisti di Event Service e Run Video Produzioni. Innovativo nella tecnologia, tradizionale nei contenuti, a metà tra la favola moderna e lo sceneggiato, il film si arricchisce di vari contributi forniti da diverse associazioni di Biennio e da professionisti del settore, e nei titoli di coda appariranno immagini delle precedenti edizioni della Via Lucis.